Lick! Ben ritrovati miei cari vintori dell'Ujona Barcalcio. Siamo il giorno dopo di Bologna-Lecce, finita con il punteggio di 2-0 in nostro favore, e ora la classifica recita un minimo di respiro. Siamo a 10 punti dopo 11 giornate, il che vuol dire che si ha una proiezione su per giù di 34-35 punti. Che vorrebbe dire, visti e considerato gli ultimi due campionati giocati, salvezza ottenuta. Dunque, se si dovesse mantenere tale proiezione, il Bologna ad oggi sarebbe salvo subito prima le ultime tre. Il che vorrebbe dire, per l'appunto, 17° posto. 18, 19, 20 sarebbero le retrocesse, col 17° ti salvi, e oggi, considerando appunto le ultime due stagioni, ci si salverebbe. Si può essere felici di questo? Assolutamente no, per il semplice motivo che questo Bologna è stato in teoria allenato, nel senso dirigenziale della parola, per essere costruito per guardare altrove. Saputo, d'altronde l'ha detto più volte, il Bologna non è una società che con la mia gestione, ok, passati ovviamente i primi anni di assestamento, debba guardare alla retrocessione. Questa è una parola che non voglio più sentire nominare, parole e i fu che furono di Gioai Grazie Saputo. E invece la realtà dice altro. Dopo 8 anni dice che il Bologna quest'anno si deve guardare in maniera, diciamo, abbastanza prepotente, più indietro che guardare avanti. E questo sicuramente figlia di una gestione latitante, di una gestione zeppa, costellata di errori, e che tali errori si fatica a vederli e a volerli correggere. Ma torniamo a noi della partita con Lecce, di altro parleremo in altri momenti, poiché la vittoria con il Lecce non cancella niente. Anzi, come sempre dico, le analisi si fanno a mente più lucida quando le cose vanno bene. E quando riusciremo, noi tifosi, ma soprattutto anche la dirigenza, a capire che le cose vanno fatte quando le cose vanno bene e non muoversi solamente quando siamo sull'orlo della disperazione, vedi, dopo lo 0-4 col Frosinone, allora sì, cambiamo allenatore, facciamo mercato, andiamo a spendere i 16 milioni con Soriano, Sansone, cerchiamo di darci una mossa, cambiamo gli allenatori sempre quando le cose vanno drammaticamente. Voi capite che fin tanto quanto il Bologna ragionerà così, il Bologna continuerà a racimolare quello che sta racimolando. Invece bisogna usare la cabeza e fare i ragionamenti quando le cose sono migliori, ok, della disperazione. Iscrivetevi al canale, condividetelo e lasciate il mi piacino adesso. Permesso e concesso, grazie. La cosa di fatti che più mi fa piacere della vittoria di ieri è aver vinto senza disperazione. Questo è un leitmotiv che mi dà speranza, anche ascoltando le dichiarazioni post partita di Thiago Motta, che batte il ferro nuovamente sulla coesione di gruppo e sul lato umano. Mi fa piacere perché fa capire che le vittorie vanno ricercate con il gruppo, con il gioco di squadra e non singolarmente. E questo si discosta tremendamente da quello a cui eravamo abituati nell'ultima gestione. Perché l'ultima gestione, che è durata, ahinoi, troppo tempo, 3 anni e mezzo, si basava unicamente sul concetto singolo, individuale: se tu giochi bene con la maglia del Bologna, poi tu ragazzo potrai andare verso alti lidi. D'altronde, come me medesimo, l'allenatore ne era l'esempio più lampante: se io con voi faccio bene, poi me ne vo in altre compagini. E allora lì comincerà il nostro concetto, ok, di salire le gerarchie del calcio e magari di andare in Europa. E quello era sbagliatissimo. Come puoi inculcare una mentalità quantomeno, non dico vincente, ma quantomeno più prossima ad esserlo, su quelle basi? Thiago Motta questo l'ha capito, è arrivato, ha visto che la squadra era, da un punto di vista
proprio di coesione di gruppo, ai minimi storici, segno ne che quando è arrivato ha imposto ad esempio una banalità quale sembra colazione assieme, ma perché ha capito che eravamo completamente scollati, va bene. E ieri invece abbiamo fatto una vittoria non della disperazione ma del gioco, ok? E abbiamo portato a casa una partita senza mai soffrire. Al che però qua bisogna fare ragionamenti profondi. Abbiamo, come dice Thiago Motta nella conferenza post partita, saputo leggere il Lecce alla perfezione. Pertanto, se ieri il Lecce non è riuscito a innescare, ad esempio, le sue offensive laterali, Banda sulla sinistra e Strefezza sulla destra, ad innescare il Sessai al centro, è per merito nostro, come d'altronde ho detto ieri nel video, appunto a caldo. Va bene, ieri l'ho detto, è per merito nostro. Altresì però bisogna essere onesti intellettualmente e chiedersi se c'è stato molto merito nostro, perché questa partita l'abbiamo preparata bene e siamo entrati in una condizione psicofisica, nonostante tra l'altro avevamo la sfida settimanale del Cagliari nelle gambe e si è vista nel secondo tempo, a dire il vero, perché abbiamo girato molto meno rispetto che nel primo. Ma siamo entrati in una condizione che era superiore a quella del Lecce. Il Lecce ha preparato la partita contro di noi, secondo me non bene. Perché poi bisogna anche andare a vedere, oltre i nostri meriti, capire se ci sono stati dei demeriti. Noi abbiamo avuto grossi meriti. Altresì io penso e credo che il Lecce abbia avuto parecchi demeriti nella partita di ieri. Vi spiego perché. Perché a vedere il primo tempo, visto ieri, io personalmente mi chiedo come può una squadra di Serie A metterci all'interno di 45 minuti quello che si è visto ieri. Perché va bene riuscire ad imbrigliare una squadra, ma non puoi imbrigliare una squadra nella maniera in cui noi l'abbiamo imbrigliata, posto che siamo comunque il Bologna, ok? Mi risulta difficile pensare che l'avversario in 45 minuti non abbia un grido, un motto di orgoglio per cercare di fare una cosa. E ieri Lecce nel primo tempo non ne ha fatta una. Poi, alla ripresa, le situazioni sono un attimino cambiate. Il leitmotiv non è, diciamo, definitivamente mutato, ma sicuramente si è visto più equilibrio, perché noi siamo calati. E loro, forse contestualmente, sono avanzati di una tacchetta, ma senza esagerare, difatti poi la partita l'abbiamo portata a casa senza soffrire. Perché dico dobbiamo mettere tutto in conto questo? Perché dobbiamo ora fare fronte a quello che accade a Bologna, che ha raccontato Colomba nella recente intervista. Franco Colomba, a cui va un caro saluto, ha detto, attenzione perché è reale quello che dice, noi dobbiamo smettere di esaltarci per due o tre partite vinte, perché al bolognese torna il sorriso così. Ragazzi, ieri abbiamo vinto in casa con il Lecce. Era tra l'altro la prima sfida stagionale casalinga che abbiamo disputato, che abbiamo vinto. Certamente, oltre a quella con la Fiorentina, sia mai, ma intendo contro quelle squadre di nostro pari a rango. Sampdoria, Salernitana, Verona, non ne avevamo vinta una. Andatevi a vedere, soprattutto Sampdoria e Verona, dove si situano in classifica. Se non si fosse vinti in casa, neanche con Lecce, obiettivamente io avrei finito gli aggettivi per descrivere la situazione. Quindi possiamo entrare nell'ordine delle idee che ieri non abbiamo fatto uno straordinario, ma abbiamo fatto l'ordinario. Se noi capiamo questo, capiamo molto. E avendo fatto l'ordinario, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, quello che non abbiamo fatto in passato. Quindi già capiamo che c'è poco adesso da stare allegri, anche perché volendo ci sono molte cose anche nella partita di ieri che devono preoccupare. Ne dico una, così come ho visto il grandissimo Lusf sottolineato, e concordo, a cui saluto il Lusf, ha detto una cosa giustissima e che anch'io ora sottolineo perché l'ho vista. Ragazzi, pur nel controllo della partita di ieri, noi i gol li abbiamo fatti da gioco da fermo, rigore e calcio d'angolo.
un mio carissimo avventore mi dice: sei stato cattivo nel giudizio di Musa Baro, che mi pare di avergli dato 5,5, ti sei forse dimenticato che ha fatto l'assist. Ma purtroppo non sono stato cattivo, carissimo, è la realtà dei fatti. Musa Baro, quando andiamo a fine stagione e si va a vedere casella dei gol magari 6-7, casella degli assist 7-8, esatto, questi sono gli assist di Musa Baro. Molti vengono così, da azioni estemporanee, in questo caso neanche un'azione. Quando lo vogliamo capire che un giocatore si basa e si giudica sulla continuità di rendimento, sulla fermezza di mentalità? Musa Baro questo non ce l'ha, e purtroppo oggi posso dire con estrema certezza non ce l'avrà mai. Musa Baro non è un giocatore su cui si può fare affidamento. E dico questo perché, ora esco da Musa Baro, perché quello che abbiamo fatto ieri con Lecce è ordinario e non straordinario. Adesso il Bologna si giudicherà sulla continuità e sulla fermezza di mentalità che Thiago Motta sarà riuscito a inculcare in questi ragazzi. Io vi ricordo che alla prossima partita si gioca, tra l'altro mi pare di lunedì sera, la notte delle streghe di Halloween, giochiamo a Monza una partita che dobbiamo riuscire a vincere. Non so se questo voi cioè io penso di sì, lo riusciamo a capire che a Monza si deve vincere, e che laddove si uscisse con un pareggio o con una sconfitta sarebbe tornare punta a capo rispetto all'ante Lecce o addirittura all'ante Cagliari. Quindi quella partita là dovremo vincerla. Dobbiamo dare che cosa? Continuità di rendimento. Dobbiamo far vedere che il gioco di squadra, l'unità mostrata ieri, si sta allenando e sta diventando sempre cosa più convinta da parte dei nostri. Dobbiamo vedere sempre alzare qualcosa di più. Tra Cagliari e Lecce si è visto dei miglioramenti. Sì, si sono visti, perché a me la partita di Cagliari, col Cagliari, al Dall'Ara in Coppa Italia, personalmente non mi è per niente piaciuta. Ora lo possiamo dire. Io ho finito di vederla ed ero molto preoccupato in vista appunto di Lecce. Ora, dopo Lecce, sono contentissimo di aver ottenuto i 3 punti, perché senza di quelli non oso immaginare, ma resto altresì in allerta, perché non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto ancora niente. Quello che appunto arriverà da qui alla sosta del Mondiale ci dirà molto sul termometro di Thiago Motta col Bologna, che punto si situa. E partite come quelle a Monza sono di inenarrabile importanza. Quindi attenzione adesso ad esaltarci con Lecce, perché se si vuole vedere con Lecce, per l'appunto, non è arrivata un'azione, non è arrivato un gol su azione, ragazzi, non sono arrivati gol su azione. Abbiamo degli attaccanti intendo anche quando i posti arrivano in attacco, in quel senso quando siamo in finalizzazione, che tolto all'Arnautovic non finalizzano bene. Lo capiamo che siamo infarciti di giocatori che non finalizzano il gioco, oltre che appunto non è che facciamo un gioco dove creiamo potenziali azioni da gol chissà quanto nell'arco di una partita. Persino con Lecce, sì, dico e ho detto e lo ribadisco, poteva finire anche 3-0, che nessuno avrebbe potuto dire niente. Però con Lecce ad esempio abbiamo creato, ma non è che si sia creato chissà quali gigantesche azioni da gol. Quindi se facciamo fatica a crearne con Lecce, ma cosa potremmo dire quando incontreremo squadre di un gradino superiore, quale ad esempio la prossima, magari già col Monza, almeno classifica alla mano, è sopra Lecce, e anche vista la rosa è sicuramente una rosa così sulla carta di maggiore spessore del Lecce. Quindi abbiamo fatto quello che ieri si doveva fare, ma adesso siamo chiamati alla continuità. E la continuità, voi ben sapete, essere qualcosa che qui a Bologna latita sotto tutti i punti di vista, dirigenziali in primis. Bene, spero che sia chiaro il concetto. Amrakman, quelle cose lì, attivate campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui, lo giorno a calcio nei video, e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchierabara, non so, ci